Ok ragazzi, eccoci qua, siamo alla seconda sessione di questa nuova carriera e abbiamo l'amichevole in casa, Juve A contro la Juve Under 20. Vediamo subito le formazioni. Ronaldo, Mandzukic, Dybala, Khedira, Pjanic, Cancelo, Emre Can, Alessandro, Chiellini, Bonucci, Szczęsny. Va bene. Poi ci sono le prossime. Ci abbiamo l'amichevole con l'Amburgo e lo Shanghai Shipwreck. Vabbè. Vediamo se le faremo. Allora, madonna, quanti giocatori. Devo smistare un po' perché sono veramente tanti. Allora, Mandzukic. Cerchiamo punta di supporto, ok. Avevamo già tutti impostati bene, sì. Perciò siamo pronti. Vediamo se è rimasto fuori qualcuno che mi potrebbe interessare. De Sciglio, chi ci ha messo dentro Padova? No, no, qua chiamo De Sciglio perché fa parte della rosa. Poi questi qua andranno tutti messi nella seconda squadra. Ok, tanto ho telecamere spente e guardavo se c'era qualche giocatore da prendere, ma diciamo che la rosa è completa così. Possiamo iniziare la stagione così. Bisogna affinare un attimo l'intesa con questi amichevoli e poi si può iniziare il campionato senza problemi, penso. Ok, adesso si scaldano, sono pronti a iniziare. Andiamo allo spogliatoio, finiamo il discorso qua. Andiamo al calcio d'inizio. Ci siamo, ci siamo. Ah, c'è da impostare. Allora, il replay lo leviamo. Poi, azioni importanti. Allora, qual era? Dietro il flash. Questo era così. E questo era così, se non mi sbaglio. Poi, TV. Ok, dobbiamo esserci. Scusate, ma la tosse persiste. Vediamo, noi siamo quelli in bianco e nero. Grande Szczęsny, subito una parata così. Allora, dicevo, bisogna affinare un attimo il modulo, le giocate e i vari schemi. Che dire a cross? Respinto. Vediamo un po'. Classica partita a Villar Perosa, dove quest'anno nella realtà è stata sospesa dopo 26 minuti perché è stata un'invasione di campo veramente micidiale per quel ragazzino che gioca con la maglia numero 7, che è stato acquistato quest'anno. Comunque, lasciamo perdere. Che allo stato attuale, dopo 2 giornate, non ha ancora segnato. Però è in forma, sta entrando in forma. Lui di solito entra in forma fine settembre, primi di ottobre. Allora lì sì poi che ci sarà da ridere. Anche quest'anno l'Inter è partita bene. Un punto in 2 partite. Molto bene. Qua ancora 0-0, ragazzi, mi preoccupo. Vediamo di domandare di più alla squadra. Adesso, boom, seccano. Dopo faremo qualche cambio. Ho già in mente dei cambi abbastanza telecomandati. Vedi che partita piatta, madonna. Beh, almeno 1-0 volevo dire, si potrebbe fare. Eccoci, te vede? Siamo al 30°, non è ancora successo niente. Apertura, cross, testa, eccolo lì, eccolo lì.
Grandissimo Ronaldo. Lo odiamo. Cancelo che è anche ammonito. È ancora lui. Double goal. Va bene, direi che va bene. L'intesa sta salendo. I giocatori sono forti, quindi. Dai. Dai. Vediamo il re che è. È bastato un attimo scrollarli un attimo che hanno iniziato a macinare. Apre, bellissimo, cross, bellissimo, testa in mezzo e ancora Mandzukic stavolta mi sa. Cioè, 3-0. Si sono svegliati tutto d'un colpo. Siamo quasi alla fine del primo. Due di recupero. Molto bene, primo tempo 3-0. Perciò noi adesso che già dobbiamo fare? Facciamo dei cambi. Tanto li facciamo riposare. Allora, mettiamo Ronny al posto del Manzi. Perché di là mettiamo Douglas Costa. Poi di qua leviamo Dybala e mettiamo Berna. Il Berna che gioca un po' più largo, che non è in formation. Oh, no, no, così non così. No. Mi ci fattono indietro. Non me lo fa fare qua. Vabbè, poi proviamo. Penatia. Rubiamo Rugani. Poi Cancello, ci mettiamo il Desci. Bentancur, Ramresciano, Matuidi, perché dire? Qui abbiamo ancora Spinazzola, cos'è? Sì, sinistro. Proviamo Spinazzola per Alexandro. Abbiamo anche Quadrado qua, Quadrado. Perin, Szczęsny. Va bene così, dai. Succede. Na 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 na. Dai, raga. Pjanic. Punizione. Strano che fa gol su punizione Pjanic, eh? Quest'anno se la giocano bene perché anche Cancelo c'ha dei bei piedi. Poi abbiamo Pjanic, Ronaldo che finora l'ha battuto tutte lui. Qui c'è Dybala, via, c'è l'imbarazzo della scelta. Ecco, siamo riusciti a prendere il gol. Ahimè. Diamogli una scossa, mi sa che domanda di più. Vediamo
Che non mi stanno convincendo questi. Del Favero. Dai raga, siamo al 60esimo. Dove va? Passo. Apri. No, mi c'è in mezzo. Vedete che potremmo cambiare. Potremmo cambiare anche Ronny. Che non c'è un altro appunto. Altro appunto. Ah, Bunino. Dai, andiamo al posto di Ron. Facciamo riposare anche Ronald. Sì, facciamo entrare quasi tutti. Tanto questa è una partitella per mettere minutaggio nelle gambe dei giocatori. 70esimo. Devo fare mercato. Devo vendere qualcuno anche perché c'è un po' di soldi. Tanto difensori ne abbiamo abbastanza. Uno tra Rugani e Benatia, lo diamo via. Centrocampo lo stesso, uno possiamo anche darlo via. Centrocampista, difensore, bisogna cercare di prendere un attaccante. Un attaccante senza troppe pretese, tanto qua ce l'abbiamo giocatori. Che pala che ha messo in mezzo. A sbagià, Bernardeschi, a sbagià. Cross, mezzo, tac. Matuidi. Douglas, chi l'ha fatto? Douglas. No, Matuidi. Iniziale, Costa, passaggio. Deviazione pericolosa. Siamo alla fine del match. Può anche fischiare la fine. Fischiato. Va bene, raga, va bene. 5-1, un ottimo allenamento. I giocatori sono tutti contenti. Va bene così. Ok, adesso facciamo una sessione di allenamento. Dobbiamo essere già impostato tutto perfetto. Si forma in linearità. Il modulo, ah, volevo vedere un attimo il modulo. Che il modulo mi sa che abbiamo sempre lo stesso dell'anno scorso. Anche che ne sono stati messi altri. Porta la schermata. Vabbè, andiamo sul complesso. Va bene, andiamo a vedere un attimo qua c'è posta in arrivo. Vabbè, varie statistiche della partita. Ok. Direi che la squadra inizia a girare abbastanza bene. Bisogna migliorare un attimo su allenamento e intesa dalla squadra. Qualche schema tattico un po' che. Tanto qua iniziano i preliminari di Champions. E va bene, adesso andrò avanti a telecamere spente. E vediamo il prossimo appuntamento che abbiamo. È un amichevole con. Pa, 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 con l'Amburgo. Fra un paio di settimane. Ok, va bene ragazzi. Mi raccomando, noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, i like, iscrivetevi al canale. E ciao a tutti. A presto con. Football Manager 2018.